Regà, quanto mi è mancata questa Dove cazzo è la mia caffettiera? Non capisco perché mamma la deve lavare. Non puoi lavare la caffettiera. You can't lavare la caffettiera. You can't lavarla. You can't. Anch'io voglio un po' di rosa, sono dread meraviglia. Ma prima di iniziare, signori, lasciatemi scritto nei commenti hashtag DMB con una domanda per il prossimo Dead and Breakfast, in cui mi chiedete il cazzo che volete. Un tonno, senti Madman e muori, rap partono i cori. Se non metto qua fai è difficile che leggo commenti vostri. Va bene ragazzi, aspettate qui. Ho rotto il tavolo incredibilmente al Dread and Breakfast. Oggi siamo tornati qui col Dread and Breakfast dopo un po' che mancava in effetti. Adesso vi dico subito, immediatamente, da quanto mancava il Dread and Breakfast, signori, da quanto? Un tonno mancava, da un po', da prima del nostro orto di marijuana. Eccola qua, pausa oppure no? Da prima della vacanza, ovviamente. In vacanza non sono riuscito, sono riuscito a fare qualche video, in effetti. Però, ovviamente, non ho fatto due al giorno, più o meno uno al giorno sono riuscito a farlo, non tutti i giorni, ovviamente, perché era complicato, ma sti giorni si torna. Allora, io ho già pronti 1, 2, 3, 4 video, che sono, in realtà l'avete già visti, che sono quelli del 19, del 20, e il Dread and Breakfast probabilmente uscirà il 21. Che cazzo lo dico a fare? Io ogni volta lo dico, ma poi è sbagliata la cosa. Allora, spezziamo per favore un biscotto. Allora, io voglio che adesso voi prendiate un rigolo, per forza rigolo, mi raccomando, perché gli altri biscotti non sono biscotti, solo i rigoli. Fate questa cosa e dite avete fatto questa cosa, lo intingete il biscotto, perché il biscotto più è un biscotto strano questo. Questo più lo intingi più diventa duro. Allora, vediamo un po' che ho fatto sti giorni. Non ho fatto in realtà tanti video che vanno fatto un cazzà, quindi mi devo riprendere. Sta settimana prometto che faccio un video che vi farà incazzare, lo metto sicuro. Ho fatto skate, che sono arrivati quasi al milione. Tra l'altro adesso finisco questa colazione alle 11:40 e poi vado a registrare l'episodio di skate. Ho fatto, raga, quanto fa ride il video con Frax, il nostro orto di marijuana. Cioè, fa veramente troppo ride. E sotto tutti i commenti dei tossici. Sì, dai, droga, viva la, vedo i draghi, rido troppo, ti adoro Frax, ma è il mio canale. Prima di parlare dei video, dei video in generale, voglio leggere i commenti di 900.000 amici, perché è un video abbastanza serio che ho fatto, c'ha tipo una millata di commenti, 30.000 like tra l'altro, c'ha figo. Io non capisco i dislike, raga, cioè, ma perché, cioè, che senso ha? Cioè, allora, il dislike lo metti quando il video non ti piace, quando non ti piace il contenuto. Come fa a non piacerti? Cioè, ditemi sinceramente, come fa a non piacerti un video in cui io parlo di una cosa mia? Come se mi dicessi la tua vita fa schifo. Cioè, è difficile che non piacciano i pensieri. Cioè, non è che ho detto devono morire tutti, sono il nuovo Hitler. Cioè, ho detto una cosa, cioè, anche seria. Una parola per descriverti: trasparenza. Beh, in effetti sono molto magro. Che per me avete lasciato un sacco di commenti fighi, cioè fighi belli, nel senso, no? Tipo, sono cresciuto con te, mi dispiace, non volevo. Comunque, no, tutti i commenti sono tipo grande, bla bla bla. La malagante TVB, TVB anch'io non avevo letto il commento, scusami. Porterai altri video con la tua ragazza Alexandra. Alexandra non è la mia ragazza, siamo entrambi fidanzati con altre persone. Perché dovrei essere, Alexandra dovrebbe essere la mia ragazza, se in ogni video diciamo che non è così? Cuoricini di Cabo di Square, anche ti mando i cuoricini anche a te. Sei una bella persona, non è vero? Sono un killer a profaz. Piango patate, non te lamentare. Ma chi si è lamentato? Poi avete scritto tutti tipo sembra che mi conosciate, bla bla bla, cose del genere. Però quello che ho sempre detto è che voi non mi conoscete realmente, perché conoscete quello che traspare da una videocamera, che non è quello che traspare poi dalla vita reale. Quindi, signori, un biscotto spezzato per Dread Filosofo, che era già spezzato, però ne spezziamo un altro, lo rispezziamo, perché Dread Filosofo, signori, viva la filosofia. Ma a parte le cose serie, no? Com'è possibile? Come cazzo è possibile che ora vi leggo le views degli ultimi 6 video. Allora, il nostro orto di marijuana ne ha 160.000. Quello, il vlog dei 900.000 amici, 130.000. Sdrogocorse 180. Shootout Challenge 185, ci sta. Le altre sdrogocorse 140. E poi il rotto di Vision One con Ron 90. Spiegatemi perché non vi vedete quella cazzo di serie. Stiamo facendo i miracoli in quella serie e voi non ve la vedete. Sono incazzato. Ditemi se vi piace o se non vi piace. Perché i draft fanno 120.000 views e il rotto di Vision One in coop, che è la serie più bella del mondo, più sofferta della storia, 90. Non ha senso. Oh, ma fanculo, scusa. Mi dispiace non poter leggere i commenti dei video di ieri e dell'altro ieri, perché mentre lo sto registrando ancora non sono usciti, quindi mi dispiace. Però al prossimo episodio giuro che li leggo. Ah, vediamo un po' i commenti sotto l'altro Dread and Breakfast. Vediamo un po' che mi dite. Primo commento: non vedi che sono Clash Royale quando lo cominci? Mai, Gesù Cristo. Ma sti cazzi del Dread and Breakfast, ormai sono video in cui ti lamenti con noi. Dopo questo non li guarderò più, Dio santo. Non me ne frega un cazzo. Ma le camicie, sì, fanno 47 gradi, Cioè, comunque mettersi una camicia in questo momento della vita non è la miglior cosa. Hai mai calciato un marciapiede su un ginocchio con un po' di droga nel calzino?
Hai tipo una voce troppo stupenda. Grazie, Sofia. Poi Sofia Corpiacca è una cifra figo come nome. Sofia. Perché uso il rosa nelle sdrogocorse? Perché l'ho sempre usato e lo userò sempre. Pokémon Go. Allora, raga, discorso a parte. Pokémon Go io lo comincio non perché va di moda, non perché è mainstream, non perché non me ne frega un cazzo di quello che diciate, ma perché semplicemente, avendo 24 anni ed essendo cresciuto coi Pokémon ed avendoli abbandonati però alla seconda generazione, mi sembra, seriamente, cioè nel senso oltre i 2,50, 2,58, 90 erano, non ci sono mai andato quelle nuove dalla terza in poi, non so neanche quante ne abbiano fatte, però non mi interessano perché ero cresciuto poi e non ho perso l'interesse. Dato che in Pokémon Go ci sono i primi 151 che veramente mi hanno riportato indietro di 15 anni, io probabilmente lo inizierò, però mi dovete dar tempo di organizzarmi. Questa settimana sto un po' impicciato e la settimana prossima poi sono libero e posso fare il cazzo che mi pare, quindi io già ho in mente di prendermi la mia bellissima bicicletta, di comprarmi un bellissimo supporto per l'iPhone e di comprarmi un bellissimo supporto per la GoPro, così vado in giro a catturare i Pokémon in bicicletta. Comunque lo farò, non so se da settimana prossima, non so se fra due settimane, ma comunque farò Pokémon Go, andremo a catturare i Pokémon insieme. Ripeto, non perché va di moda e perché voglio fare le views, perché se puntassi solo alle views potrei benissimo mettere, fare solo sdrogocorsi. Fanno 200.000 views l'una, potrei fare 7 sdrogocorsi a settimana, che sono anche meno complicate da fare rispetto ad uscire di casa, cioè uscire. Quindi tra settimana prossima e due settimane comincerò Pokémon Go. Sto nella squadra rossa, ti seguo da poco, ma ti adoro, grande, ti adoro anch'io. Bello l'imbuto rosa, che pare che a voi ci scherzi. Ma lì c'è una caffettiera rosa. Poi c'è un imbuto rosa che è probabilmente lì dentro. E lì ci sono, c'è il coso del sapone rosa e il porta saponetta rosa. E poi, aspetta, finiamo il discorso di Pokémon Go. Pokémon Go, allora, secondo la mia opinione è più normale che ci giochi uno di 24 anni rispetto a uno di 12, perché quello di 12 anni non è cresciuto come noi con la prima generazione dei Pokémon. Perché se in questo Pokémon Go avessero messo l'ultima generazione di Pokémon, tutti quelli degli anni 90 non ci avrebbero mai giocato, perché non gliene frega assolutamente un cazzo. A me non me ne frega un cazzo dei Pokémon nuovi, sinceramente. Io voglio catturare Pikachu. È stato quella la genialata, puntare sui nostalgici, perché la gente sta diventando vecchia. Quelli degli anni 90 come me, inizio anni 90 ovviamente, quindi fino al 95, stanno diventando una cifra vecchi. E cosa vince sulle persone che si sentono vecchie? La nostalgia, perché li fa tornare bambini. Poi non capisco chi critica Pokémon Go, ma fatevi cazzi vostra. Ma che cazzo volete, porco due, state tutti il giorno attaccati sul divano a farvi le pippe e criticate Pokémon Go? Ma vaffanculo, falliti. Hai mai pippato la ghiaia? No, però un mio amico all'elementare si era pippato il gesso. Oltre ai cieli dell'avventura, ganja senza paura, la tua canna poké, you gotta smoke em all. Comunque ragazzi, per oggi il Dread and Breakfast può finire qui. Mi raccomando, giocate a Pokémon Go. Quindi signori, mi raccomando, lasciatemi un bel like e un commento. Come ho detto nei commenti, scrivetemi DMB, hashtag ovviamente DMB, con una domanda per il prossimo Dread and Breakfast. Bella. Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi.